un'altalena di emozioni prima della gioia. L'Aquila vince e con occhi e orecchie anche su campo basso alla fine può alzare il braccio al cielo perché il Notaresco impone il pari alla capolista e adesso le lunghezze che separano l'Aquila dalla vetta sono solo due. Un pomeriggio prima sereno, poi tempestoso e poi di nuovo splendente dinanzi al solito grande pubblico senza Origlio e Giulio Dori ma col 3-4-3 consueto. I padroni di casa affrontano un Riccione bisognoso di punti per la salvezza. Pronti via e chi se non lui, Ezequiel Banegas, trova il gol che sblocca la partita. L'azione sulla destra lo vorrebbe assistman e infatti il servizio per Marchegiani arriva così come la chiusura di Scicu, che però consente al centravanti argentino, seppur in posizione defilata, di battere Rossi per la rete che fa esplodere il Gran Sasso d'Italia. Gol numero 16 per Banegas e partita che sembra in discesa ma il Riccione è squadra di ottimo lignaggio a dispetto della classifica. Maio chiama Michelin alla risposta in corner al nono con il piazzato mancino. Poi le proteste degli ospiti perché per Cordeddu il servizio dello stesso Maio per la rete di Matteucci arriva col pallone che ha già superato la linea di fondo. Passata la sfuriata la squadra di Cappellacci avrebbe l'opportunità di chiudere la contesa. Il rilancio di Michelin pesca addirittura Marchegiani che tenta senza fortuna la via della conclusione volante alta. Orsi si fa male e deve lasciare spazio a Dalmoro. Al 38esimo Banegas potrebbe siglare la sua personale doppietta ma Ramirez compie un miracolo difensivo chiudendolo in corner. Dalla bandierina Angiulli trova la testa solo un filo al lato di Alessandretti. La ripresa però si apre con la doccia gelata, ghiacciata, perché Scicu dopo un corner si ritrova il pallone sulla testa da pochi passi e sigla il pareggio romagnolo. Come se non bastasse, Maldonado manda avanti il campo basso e la distanza tra prima e seconda si dilata fino ai 6 punti. Sembra finita, l'Aquila subisce il contraccolpo ma è tenace, con Di Santo che al minuto 66 col sinistro apparecchia e col destro trafigge Rossi per il nuovo vantaggio. Il Gran Sasso esplode di nuovo e di nuovo ancora perché Forcini in Molise pare regge il match e riporta gli uomini di Cappellacci a una sola gara di distanza. Il Riccione mette tutto quello che ha. Matteucci al secondo di recupero prende la parte alta della traversa sul corner di Ferrara. A Samba viene cancellato un gol per offside al 94esimo. Poi è solo festa perché c'è una città che sogna. Dopo aver pensato di non farcela, adesso il sogno, quello impronunciabile, quello auspicato, sembra possibile con 180 minuti di passione da vivere ancora.